impone alla volontà dei tanti. Ma che democrazia è questa? Terzo giorno di proteste per il movimento dei Forconi, che sbarca a Roma. I manifestanti si sono riuniti davanti alla Camera. A Milano, invece, centinaia di persone hanno bloccato il traffico di Piazzale Loreto. A Torino, epicentro delle proteste, la polizia all'alba ha sgomberato i mercati generali, consentendo ai camion di rifornire supermercati e negozi. I cortei studenteschi hanno bloccato il traffico della città, chiusa la stazione della metro di Porta Nuova. Si protesta anche al sud. In Puglia i manifestanti hanno occupato i binari nella stazione di Bisceglie. A Cerignola, in provincia di Foggia, le banche hanno tenuto le serrande abbassate, così come il mercato settimanale. Sempre nel Foggiano due camionisti sono stati aggrediti sulla statale 16 per non aver rispettato lo stop imposto dalla protesta. A nulla sono valse le iniziative del governo, come quella del Ministero dei Trasporti di convocare un tavolo aperto a tutte le sigle di autotrasportatori. Colpa del carattere composito del movimento, nato in Sicilia nel 2012 come una protesta di autotrasportatori e agricoltori contro caro carburante e condizioni lavorative, oggi coinvolge ambulanti, precari, studenti, disoccupati, immigrati e persino ultras delle curve calcistiche ed estremisti di destra. Tutti insieme per chiedere meno tasse, la caduta del governo Letta e l'uscita dall'euro. A Roma, quartiere Ostiense, i manifestanti protestano così. Cantano l'inno, quelli dei Forconi. Si riuniscono a Piazzale Partigiani e da lì marciano per le strade di Roma. Chiedono di essere ascoltati da una classe politica che, dicono, non li rappresenta. Sono donne, bambini e ragazzi di destra e di sinistra. Mostrano striscioni e bandiere, incorniciati dalla polizia che vigila sulla manifestazione. Purtroppo siamo alla fame e dobbiamo risolvere questo problema della sopravvivenza. Se continuiamo in questo modo non potremo mai cambiare l'Italia. Ci aspettiamo che il governo Caschi finalmente se ne vada, ci lasci liberi, perché questa oppressione è insopportabile. Ne siamo tutti coscienti ormai. L'alternativa è una sola, è ribellarsi. Cioè ribellarsi a questo sistema. Si dovrà creare una struttura che colleghi direttamente il comune alla provincia, alla regione, al governo centrale. Non è il nostro intento fare violenza contro alcunché, il nostro intento è ottenere il nostro obiettivo.